Il comune di Crispiano, una realtà in controtendenza rispetto ad altri comuni dell'area del Tarantino e della Puglia più in generale. Siamo con il sindaco di Crispiano, Egidio Ippolito. Dico questo perché mentre da altre parti la crisi diventa una causa, un motivo di blocco, di paralisi, Crispiano va avanti. E Crispiano, nonostante le difficoltà del territorio, sa promuovere il turismo, sa promuovere la cultura e riesce ed è riuscita a collocare appunto se stessa, la comunità di Crispiano, in un circuito europeo. Far parte del circuito dell'Eden, delle città di eccellenza a livello europeo, non è da poco. Diciamo che noi abbiamo pensato dove dobbiamo andare nel futuro, perché in pratica con questa grande crisi nazionale, ma in modo particolare per quest'area tarantina, noi dobbiamo pensare a cosa fare da grandi. Allora, turismo, artigianato, agricoltura. Sono le tre tematiche prossime per il futuro, per questa città che ha vissuto fino adesso strappando tutte le migliori forze e portandole nella grande industria. Ormai questa c'è ancora a metà e io mi auguro, ne sono convinto, rimarrà, perché non ci può essere una provincia senza Ilva. Lo dico in maniera molto chiara e palesemente convinto anche di questo. Sindaco, è davvero bello, no? Suggestivo, un'emozione forte, vedere una cartolina, vedere più cartoline, vedere su YouTube dei passaggi di varie realtà europee e vedere anche il comune di Crispiano. E io dico, certi risultati non si possono ottenere se non si ama il proprio territorio. Guarda, io ti dico questo, tu parlavi prima di Eden, no? Urban Destination of Excellence, questo grande bando. La cosa più bella è vivere insieme agli stranieri la tua realtà, perché finché tu la vivi nella tua comunità, molti scettici non ci pensano nemmeno. Io lo dico a tutti quanti, usciamo fuori e vediamo da fuori la nostra città, l'apprezzeremo di più, perché quando di recente siamo stati a Malta in questa convention dove tutta l'Europa era lì e Crispiano insieme a Monte Isola rappresentava l'Italia, e sentire e far vedere le tue immagini, immagini di questo territorio delle 100 masserie, insieme all'Estonia, alla Lettonia, alla Francia, il Belgio, l'Ungheria, tutti questi parliamo di stati, non stiamo facendo un confronto con piccoli comuni nostri magari, no? Per la quale potremmo avere molte cose in comune, quella è la vera emozione, cioè portare la tua terra in un'altra terra e farla apprezzare. Ecco perché dico, apprezziamo di più ciò che noi abbiamo tutti i giorni sotto i nostri piedi, è una grande vittoria.